Ok, siamo con il signor Cofferati, ex sindacalista, leader della CGIL e oggi sindaco della città di Bologna. Signore, lei ci può dire che cosa pensate a questa giornata dedicata all'Africa? Credo che sia molto importante che le confederazioni nazionali abbiano scelto come tema per il 1º maggio la sicurezza sul lavoro e che le confederazioni di Bologna abbiano aggiunto il tema dell'Africa. Risolvere i problemi delle persone che lavorano garantendo sicurezza vuol dire dar loro dignità e pensare all'Africa vuol dire pensare al nostro futuro. Io credo che nulla di quello che ci sta a cuore, la sicurezza, il benessere, la pace, saranno mai acquisiti stabilmente se non si risolveranno i tanti problemi dell'Africa. L'Africa è di fronte a noi, ma è una parte integrante del mondo ed è il continente al quale il mondo che cresce e che si è sviluppato dovrebbe dare la maggiore attenzione possibile e destinare progressivamente quote di risorse crescenti, perché è dallo sviluppo di quel continente che si può stabilizzare il benessere di tutti. L'inserimento degli immigrati e che cosa rappresentano gli immigrati a Bologna? Ma sono un grande contributo alla nostra economia, arricchiscono il nostro tessuto sociale. Queste sono città e regioni che hanno avuto un calo demografico negli anni passati consistente. E dunque, per garantire il livello di ricchezza attuale c'è bisogno di un mercato del lavoro nel quale anche gli stranieri siano presenti. Bisogna accoglierli adeguatamente. Bisogna considerarli come parte di una società multietnica in larga misura da costruire, però è molto importante che ci siano qui gli stranieri che vengano, decidono liberamente di venire a vivere con noi, accettando le nostre leggi, le nostre abitudini, ma portando anche le loro abitudini. Credo che tra il confronto di culture diverse ci sia un grandissimo vantaggio per tutti. Grazie mille.